Siamo a Nizza, in Francia, il paese che ha ideato il Nutri-Score, un sistema di etichettatura a semaforo per i prodotti alimentari che classifica i vari alimenti con una lettera e un colore. Lettera A e colore verde per un alimento sano. Lettera E e colore rosso per un alimento che sano non è. Ma i nostri prodotti italiani rischiano di essere penalizzati? Maria Antonietta e Sergio sono due italiani che vivono in Francia da parecchi anni. Andiamo insieme a fare la spesa? Andiamo. Qui abbiamo una mozzarella di bufala campana, quella lettera è C. Kebab, lettera B. Patatine fritte che secondo il Nutri-Score è la lettera A. Ma sono più o meno dannosi rispetto a una mozzarella di bufala? Diciamo che è un po' azzardato. Anche altri paesi europei si sono uniti in un coordinamento per convincere l'Europa ad adottare questo sistema e questi paesi sono la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Spagna, il Lussemburgo, il Belgio, a cui si è aggiunta anche la Svizzera. Insieme hanno costituito un comitato tecnico-scientifico formato da esperti che decideranno i colori dei vari prodotti alimentari. Ma chi sono i membri di questo comitato scientifico? Abbiamo scoperto che molti di loro lavorano per enti che dipendono dai ministeri dei vari paesi di questa neonata organizzazione. Ma è possibile che in questo modo favoriscano gli alimenti delle proprie nazioni? Grana Padano, certificato di controllo autorizzato, una bella D. Prosciutto di Parma, DOC. Non ci credo. È una D. Il loro prosciutto è classificato con una B. Questo è un ristorante italiano e adesso andiamo a far assaggiare questi prodotti che abbiamo comprato allo chef. Prosciutto di Parma. Ha un colore, diciamo, più vivo, poi è un prodotto buono, okay. È un prodotto di qualità. E qua invece c'è il prosciutto francese. Classico prosciutto che, sì, l'odore di conservanti. Questo però si è preso una B e il nostro è D. Invece una D. Assaggiamo il parmigiano reggiano. È il nostro parmigiano. È il nostro parmigiano. Una fonduta, diciamo, fatta a casa, non è il massimo. Cioè. Fonduta francese, lettera C. Per il nostro parmigiano c'è la lettera D. Sì, un francese, sì. Vede una lettera C. Fino alla C si ferma, la D e la E neanche la guardano. Cioè vuol dire che sì. Il Grana Padano un francese non lo compra? Non la compra. E quindi il nostro mercato Il nostro mercato made in Italy è danneggiato. E la qualità di questi cibi invece qual è? Per me è da mettere in spazzatura.